La previsione governativa del Green Pass obbligatorio dal prossimo 6 agosto in determinati luoghi di accesso pubblico sta scatenando manifestazioni di popolo, o perlomeno di parte di quella cittadinanza che mal digerisce una simile imposizione coercitiva. Chi dice no al Green Pass decide dunque di scendere in piazza. Slogan e cartelloni per manifestazioni che sabato si sono svolte in contemporanea in tante piazze italiane, compresa Pesaro, dove mercoledì 28 luglio alle 20 si replicherà in Piazzale della Libertà con una seconda manifestazione. Ecco intanto alcune delle voci di Piazza del Popolo raccolte sabato da Paolo Pagnini. Siamo qui semplicemente perché vogliamo chiarezza e vogliamo risposte. Non è possibile che veramente fino ad una settimana fa eravamo in piazza ad affollarci per gli europei e adesso veramente dobbiamo mostrare un Green Pass, un pass vaccinale senza nessun tipo di spiegazione, con informazioni veramente contrastanti e tra l'altro senza che nessuno si prenda la responsabilità di questa situazione. Perché il ricatto non è assumersi la responsabilità, punto. Cioè siamo veramente molto arrabbiati, non siamo Novax, siamo tutte persone vaccinate a favore della scienza, quindi non cominciamo a fare tifoseria pro-vax contro Novax e cerchiamo soprattutto di rimanere calmi e di non diffondere l'odio verso chi semplicemente la pensa diversamente da noi. Abbiamo un cartellone in cui c'è scritto non avrete la guerra tra poveri perché semplicemente stiamo cercando di evitare anche l'istigazione all'odio che c'è nei social in questi giorni. Bisogna essere molto calmi perché è un momento molto difficile ed è veramente molto complesso da gestire. Che la gente si renda conto di quello che succede e quindi che metta fine a tutta questa situazione surreale che stiamo vivendo ormai dall'anno scorso, ecco, che è andata via via sempre più peggiorando con restrizioni sempre più forti, ecco, condizionamenti sempre più forti, sia dal lato dell'informazione che diciamo trasmette solo determinate informazioni dalla mattina alla sera. D'altro canto, per rendersi conto di una pandemia dobbiamo essere informati dalla mattina alla sera che esiste questa pandemia, perché francamente per strada gente che cade da tutte le parti io, pur girando, non l'ho mai vista. Ecco.